torno un attimo sulla discussione del reddito di cittadinanza. Io ricordo l'audizione in commissione quando il sottosegretario Manghi venne a dirci che le rimodulazioni di questa manovra di assestamento sono essenzialmente due. Una, quella che riguarda il RES, mantiene una vocazione prettamente sociale, quindi quei 29 milioni / 30 che erano destinati al RES vengono in questo momento direzionati sul fondo affitti, sulle barriere architettoniche, su maggiori interventi politiche sociali che sono i nidi e per il miglioramento del pronto soccorso. Quindi quando noi in questi giorni abbiamo espresso soddisfazione è perché è grazie al governo che ha introdotto il reddito di cittadinanza che oggi questa manovra può investire su queste attività. Perché prima non lo avete fatto? Perché rispondo un po' a Poli. Perché prima non lo avete fatto? Non lo avete fatto. Prima non lo avete fatto. Quindi, Presidente, se non mi interrompono, mi sto riferendo al Presidente dell'Assemblea, non al Presidente della Regione. Quindi, dicevo, fra l'altro la Giunta regionale ha costantemente osteggiato il reddito di cittadinanza, dicendo che non era realizzabile, dicendo che non era fattibile. Addirittura la vicepresidente Gualmini disse che se il reddito, visto che era impossibile, fosse stato realizzato, sarebbe fuggita a Timbuktu. Oggi è fuggita a Bruxelles, le auguriamo comunque buon lavoro. Quindi le scelte del governo hanno influenzato anche le scelte di questa regione e le scelte di questa regione seguono anche l'indirizzo politico dato dal Movimento 5 Stelle. Prima si parlava del taglio ai costi della politica. Il taglio ai costi della politica viene dalle proposte del Movimento 5 Stelle. I 5.000 euro lordi sono una battaglia che abbiamo sempre sostenuto noi e siamo contenti che questa Assemblea abbia voluto seguire quell'indirizzo anche in seguito alla batosta elettorale che toccava a tutti, visto che nessuno andò a votare quelle elezioni. Stessa cosa sui vitalizi, ci avete inseguito, pur non credendoci, poi è arrivato il governo e ci avete dovuto seguire completamente. Stessa cosa sui nidi, le proposte noi le avevamo fatte, abbiamo fatto recentemente un question time che ricordava come 3.600 volte all'anno ci sono delle donne che devono rinunciare al lavoro perché non c'era un sostegno sufficiente. Abbiamo fatto la proposta del super ticket già diversi anni fa e ci siete arrivati adesso in conclusione. Quindi state seguendo degli indirizzi. Io vi dico, se voi seguite i nostri indirizzi, ma io vi faccio i complimenti, perché speriamo che poi li adottiamo noi, perché li adottiamo noi. Ma su tanto altro non ci state seguendo. Non ci state seguendo perché ancora sull'inquinamento della Pianura Padana, sulle grandi opere, sulle grandi infrastrutture, sul piano dei rifiuti avete fatto scelte completamente incoerenti, sull'energia fate delle scelte completamente incoerenti. Ovviamente fatta la somma di un bilancio la somma è negativa. Noi possiamo solo ritenerci soddisfatti quando ci sono alcune cose che grazie al nostro governo, il governo del cambiamento, o che grazie all'impulso che abbiamo dato qui in Regione ci inseguite. Ci avete inseguito su tante cose. Anche oggi, ad esempio, io sono soddisfatto perché avevo presentato un ordine del giorno che riguarda i rifiuti. A Forlì abbiamo un grosso problema, abbiamo due inceneritori. E ad oggi, finalmente, questa Regione ha dovuto cedere sul fatto che la gestione dei rifiuti in quella zona fosse affidata alla gestione dei comuni e i risultati si stanno vedendo perché con Alea si sta arrivando, previsione al 2020, ai 100 kg per abitante di rifiuto non riciclabile, mentre abbiamo di fianco Ravenna e Cesena che oggi sono sopra i 300 kg ad abitante. Cosa succede? Che con l'attuazione del piano rifiuti chiudete l'inceneritore di Ravenna e i rifiuti di Ravenna, che non è virtuosa come Forlì, finiscono a Forlì. Bene, allora l'impegno che chiedevo nel mio ordine del giorno, che poi è stato recepito in un ordine del giorno che alla fine abbiamo cofirmato fra i consiglieri del territorio, è quello di rivedere il piano rifiuti quando sarà il momento, pensando che quell'inceneritore va chiuso perché va premiato anche il territorio che si impegna di più sulla raccolta differenziata. Stessa cosa, e mi riferisco all'emendamento numero 3, ci siete arrivati finalmente agli impatti cumulativi, perché nell'articolo 9 cominciate a parlare in parte di impatti cumulativi. Noi ne parlammo quando si fece la riforma della legge via regionale, ma
qualcuno ci rise in faccia, adesso cominciamo ad accennarlo. Allora, se volete tenere conto degli impatti cumulativi, emendamento 3, io penso che dovete tenere conto anche degli impatti cumulativi dovuti alla concentrazione degli impianti di incenerimento presenti nel territorio e cominciare a enucleare i principi e i criteri oggettivi che porteranno allo spegnimento progressivo degli impianti di incenerimento, perché questo, quanto si discusse del piano rifiuti, voi non l'avete voluto fare. Io penso che sia il momento di cominciare a farlo, perché bisogna poi premiare anche i territori che da questo punto di vista sono virtuosi. Per brevità, perché poi abbiamo poco tempo, mi riferisco all'emendamento 13, in cui, visto che finalmente è stato istituito il registro tumori regionale, quando si parlò della legge sulla fusione delle aziende di Reggio, ci furono altre disposizioni, bene, è stata approvata una legge nazionale che riguarda la rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Riteniamo che, visto che anche qui siamo finalmente arrivati a deliberare sul registro tumori, è importante che istituiamo anche il referto epidemiologico regionale, quindi nell'emendamento 13 proponiamo di istituirlo e di attribuire all'Agenzia regionale per la prevenzione dell'ambiente e l'energia i compiti, come ha già fatto peraltro la Regione Piemonte. Un breve accenno infine di nuovo all'emendamento 19, questa mattina l'assessore Caselli mi ha detto: abbiamo chiesto all'ente parco di agire, però guarda caso io avevo come un sentore, arriva l'emendamento per permettere all'ente parco di prorogare per un altro anno quel regolamento. Ripeto, quel regolamento prevede che esista un'azienda faunistica particolare che non esiste nel nostro ordinamento, un'azienda faunistica particolare gestita da un comune, che non è possibile per quanto riguarda le leggi che riguardano la caccia. La caccia è gestita dalla regione, non può essere gestita dai comuni. Se approvate quell'emendamento vuol dire che approvate il fatto che esiste un'azienda faunistica venatoria che non esiste, la approvate e approvate il fatto che chi caccia lì dentro non paga le tasse regionali sulla caccia. Valutatelo attentamente, perché qui c'è il rischio di danno erariale. Quindi noi sicuramente chiediamo che quell'emendamento non venga messo in votazione, e se verrà messo in votazione voteremo sicuramente contrariamente.